Il teatro Sotto le Stelle è pronto ad alzare il sipario all'Arena BCC ai Tre Ponti di Fano. La stagione si aprirà all'insegna della comicità con il vernacolo della rassegna dialettale che da diversi anni regala serate divertenti e spensierate. Non mi dire che sei andato al concerto di Gigio D'Alessio! La Compagnia del Gallo sarà la prima a calcare il palco portando in scena alle 21.30 il Re del Show. Un po' qualunque, alto, panciuto, chiverdi, capelli castani, uno sacchiotto! Venerdì 10 luglio inizierà la rassegna dialettale all'Arena BCC di Fano con la Compagnia del Gallo. Che cosa porterete in scena quest'anno? Il Re del Show. Sai cos'è il Show? Il tubo dell'acqua. Bravo, il tubo dell'acqua, era diciamo. È la storia di un imprenditore, di una famiglia di un imprenditore, però la storia parte da molto lontano, dai 10 comandamenti di Mosè. Mettiamo in contraddizione, diciamo, tutti i comportamenti che ha l'uomo rispetto alle tavole che il Signore gli ha dato. Partiamo da lì, poi dopo facciamo una serie di gag, di scherzi, di storie. La nostra storia è proprio di questo imprenditore Redemption che cerca tante furbizie, no? Di lavorare nel suo lavoro e soprattutto c'ha una visita di, diciamo, che non si sa se sono della banca o sono della finanza, di due ospiti, e da lì comincia tutta una storia di intrecci. In quanti sarete sul palco? Noi siamo otto. Questa è una storia che abbiamo rappresentato 15 anni fa, l'abbiamo aggiornata anche con quello che sta succedendo. Noi cerchiamo di ridere di noi stessi coinvolgendo il pubblico e di sdrammatizzare un po' la situazione. Quindi parliamo anche, accenniamo anche a certe situazioni che sono capitate, cioè al Covid e via, però in maniera leggera, cercando di riderci sopra, anche se c'è poco da ridere su quello. Quindi mi raccomando, il Re del Show, la Compagnia dialettale Il Gallo, venerdì 10 luglio. Sì, a presto. Sì, noi ringraziamo anche chi ci ha invitato, è la quarta volta che veniamo qui, siamo sempre molto contenti perché il pubblico ci accoglie sempre in maniera positiva. Venerdì prossimo, 17 luglio, sarà il turno del gruppo teatrale Farò Follie con Giva May con Giva Page. L'ultimo giorno del mese sarà la volta della Compagnia dialettale Urbinate con La Spagnara. Il primo spettacolo di agosto, in programma per il 7 e l'8, sarà invece affidato ai fanesi del GAF. Il 16 agosto i professionisti della risata del San Costanzo Show porteranno in scena Il Codice della Cecca. Gli ultimi due spettacoli che chiuderanno la rassegna saranno affidati invece ad Artacan e al Teatro Accademia, che calcheranno il palco dell'Arena rispettivamente il 21 e il 28 agosto. Tutti gli spettacoli si svolgeranno alle 21.30.